Piacini Boeri, architetto e designer qui a Cersaie, succede anche che la fantascienza incontri il design. Che cosa succede quando si incontrano? È difficile la cosa, infatti sono un po' emozionata per capire come andrà, però mi pare che sia molto simpatico il mondo della fantascienza, il mio è molto serio, ma bello, bellissimo. Cosa può nascere da questo incontro? Lei ha già incrociato la fantascienza? Lui mi può ispirare, fantasia, eccetera. E io concretezza a lui, non lo so, potremmo fare uno scambio di questo genere. Che momento è questo per il design, per l'architettura made in Italy? Beh, l'architettura in genere, che comprende anche il design, non è naturalmente nei momenti più felici. Se io propongo qualcosa di un po' strano e nuovo a una ditta, cosa che ho fatto, mi sento rispondere bellissimo, ma in questo momento non possiamo partire con questa operazione. Ecco, quindi si rimanda. E... Quindi cosa si può fare, cosa si può sperare per il futuro? Che capiscano questi imprenditori che la novità può aiutare, che non è soltanto uno sborso di soldi per la pubblicità, eccetera. A Cersaie 2012 succede anche che la fantascienza incontri il design. Cosa può nascere da questo incontro? Industrial design and science fiction are the same. La fantascienza sono un po' nati nello stesso periodo, nascono tutti nell'inizio del Novecento. La fantascienza è interessata nel progettare il futuro, nel pensare a cose fantascientifiche, a cosa può essere, mentre il design è il lato pratico e realizzativo. Everyday life, you know, we're alone in a room typing all the time.